Salve a tutti ragazzi, sono Arion e benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a trattare un argomento davvero molto interessante. Infatti ragazzi, leggendo un po' di qua e di là su internet, ho potuto constatare che ci sono tantissime voci che parlano di un prossimo aggiornamento di GTA Online, o meglio di una prossima continuazione del DLC Biker. Infatti molto probabilmente la Rockstar introdurrà una nuova moto molto particolare. Si tratta della Shotaru, un veicolo tanto particolare quanto bello. Ora ragazzi, andremo ad analizzare delle informazioni base su questa moto e dopo andrò a fare delle premesse molto importanti sia sul video in generale che sulla moto in questione. Quindi ragazzi, questa è la Shotaru. State già vedendo che è una moto completamente fuori dagli schemi, ma ora la andremo ad analizzare meglio. È una moto civile, o meglio una sport bike, quindi ragazzi rientra nella categoria sport bike per il suo aspetto davvero sportivo, tralasciando però il suo aspetto estremamente futuristico. Capacità un, tra parentesi, rider, quindi ragazzi soltanto il conducente, anche perché non ci sono sellini che potranno permettere di trasportare passeggeri. È stata ragazzi costruita dalla Nagasaki, quindi un'ottima casa produttrice, ed è venduta al modico prezzo, tanto per essere ironici, di $2.375.000, e la si può trovare sul sito Legendary Motorsport. Ragazzi, lo so che il prezzo è esageratamente alto, si tratta della moto più costosa di tutto l'universo di GTA Online. Però ragazzi, la moto parla da sola ragazzi, è completamente fuori dagli schemi ed è diversa da ogni moto esistente. Quindi ragazzi, un parere puramente personale, secondo me il prezzo è giustissimo. Vabbè ragazzi, ora vi andrò a fare quindi delle premesse sul video in generale. Infatti ragazzi, tutto ciò che andrò a dire sono soltanto voci un po' campate in aria. Anche se diciamo ragazzi, ci troviamo su GTA Wiki, quindi su un sito davvero affidabile. Però ragazzi, io ho fatto un miscuglio di alcune cose che ho preso da un sito, alcune da un altro. Quindi ragazzi, non prendetele proprio alla lettera. Però con questo non sto dicendo che tutto ciò che andrò a dire sono puramente stronzate. Ragazzi, un'altra cosa molto importante è che andrò soltanto a parlare delle next gen. Quindi ragazzi, non andrò a trattare le old gen. Quindi le console in questione sono PS4, Xbox One e PC, non Xbox 360 e PS3. Soltanto per il semplice motivo che non ho trovato assolutamente niente che mi riconduca a un prossimo aggiornamento anche su old gen. Quindi ragazzi, non me la sono sentita di fare questo approfondimento anche sulle old gen. Quindi ragazzi, abbiamo capito che la Shotaru sarà una prossima continuazione del DLC Biker, ed è molto particolare il suo nome. Infatti ragazzi, può provenire dal popolare manga di Akira, nel quale Kaneda, un personaggio principale ragazzi, ha una moto veramente simile a questa, quindi per il suo aspetto futuristico. Il nome ragazzi potrebbe essere anche venuto da Shotaru Complex, che è un qualcosa, un'attrazione sessuale per i ragazzi. Non sono andato ad indagare su cosa sia perché non mi interessa assolutamente niente. Quindi ragazzi, questo è un altro esempio del grandissimo umorismo di Rockstar che fa su GTA. Però ragazzi, diciamo, l'aspetto secondo me è uguale, ma ragazzi uguale spiccicato al film Tron. Ragazzi, quel film che 3-4 anni fa ha spopolato in tutte le sale di cinema e che ci ha fatto innamorare a tutti quanti delle moto. Ragazzi, con quelle gare all'ultimo sangue tra moto futuristiche, ragazzi, veramente una cosa favolosa. Quindi ragazzi, ora andremo a parlare del design della Shotaru. Come state vedendo ragazzi, il suo aspetto è estremamente futuristico. Ha delle praticamente linee di luce. Ragazzi, queste linee non sono soltanto verniciate, ma si illumineranno. Ragazzi, guardate che bella.
Le ruote sono completamente carenate come tutta la moto, tranne il motore e gli ammortizzatori posteriori si vedono, ragazzi. Però le ruote le si potranno vedere soltanto quando la moto sarà girata. Ragazzi, in questa foto si vede molto bene. Ragazzi, si vede soltanto, ragazzi, un pezzettino del battistrada, della ruota e basta. Quindi ragazzi, questa moto sarà completamente visibile al buio, proprio per i neon che la perimetreranno tutta quanta. Ragazzi, il cruscotto è veramente piccolissimo e non credo si potrà vedere a che velocità stiamo andando e nemmeno i giri del motore. Ragazzi, un'altra interessante notizia che ho trovato è che togliendo tutte le carenature dalle ruote è molto simile alla Lotus C01, che è una moto davvero particolarissima e che vi consiglio di andare a guardarla. Ragazzi, poi alcune cose sono veramente retro, come per esempio il faro anteriore. E quindi ragazzi, c'è un po' di estremamente futuristico e alcune cose molto retro. Quindi ragazzi, il design della Shotaro riflette anche le sue performance. Infatti sono assolutamente invidiabili da tutte le altre moto e parla anche di una moto che sarà la più veloce di tutto il mondo di GTA. Proprio per il suo aspetto molto affusolato e basso potrà raggiungere velocità esorbitanti, proprio come la sua maneggevolezza è dettata dal suo peso estremamente irrisorio. Quindi ragazzi, parleremo anche di impennate da fare con questa moto e ragazzi, non è per niente diciamo fattibile anche guardando la sua lunghezza. Infatti è molto molto lunga in confronto ad altre moto, però ragazzi, parla di impennate soltanto a bassa velocità. Quindi ragazzi, diciamo che queste informazioni finiscono qua. Non c'è da dire più nient'altro su questa moto. Ragazzi, vi terrò sicuramente aggiornati sulle prossime informazioni che troverò su internet. Quindi ragazzi, il prezzo ve lo ricordo che è di $2.375.000 ed è di gran lunga la moto più costosa di tutto l'universo di GTA. Quindi ragazzi, fatemi sapere un po' nei commenti che ne pensate di questa moto, se vi piace o meno, e soprattutto del prezzo che ha dettato la Rockstar. Quindi ragazzi, io con questo concludo. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo di lasciare un graditissimo like, che mi date tanto tanto supporto ed è sempre gratuito. Io vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, per non perdervi i prossimi video. Quindi ragazzi, noi ci ribecchiamo prestissimo. Ciao a tutti da Alion.